Poi sì, Giorgini che diciamo sia la prima avventura sulla dietro fuori, no, dentro c'è un po' da ridere. Vedo rosa questo chiaramente al tramonto. Io direi che guarda il colore, direi che è perfetto, è proprio lui, l'abbiamo beccato la tonalità. Questo si chiama in termini tecnici un velo di cipolla. Come mai uno si aspetta la maremma, la potenza, un rosso anche nel rosé più, invece come mai è tenuto così leggero? Perché questo è un rosé fatto da Grenache, quindi da Alicante a pompa chiara, ed è espressamente lavorato in bianco, cioè le bucce vengono tolte immediatamente durante la spremitura. Vino non vede bucce se non brevissimo tempo. Quindi non è né salato né niente, questo è un vino vinificato in bianco per esaltare la parte, quindi le possibilità che ha il Grenache di essere un gran bel vino bianco, perché Grenache, anche il rosso, almeno il nostro Grenache, comunque in generale Grenache, ha questi profumi, un po' di frutta bianca, un po' di fiori, associati poi alle bacche, chiaramente. Seguendo quella è la lezione di Rodano, no? Esatto. Alla fine, ormai con la Provenza, la Provenza e Rodano, c'è la Maremma. Facciamo questa dimensione. Esattamente, è una replica della Provenza e del Rodano, praticamente, specialmente le colline maremmane. Sono dal punto di vista sia climatico, sia della vegetazione, sia della flora, sia del terreno. E quindi se volete un sorso di Rodano e di Provenza senza muovervi dalla Toscana, Maremma, Casavi, non siete.